ETV. Ciao a tutti, ben ritrovati su Balconi TV Roma. Io sono Mika e oggi sono in compagnia di un cantautore. Lui si chiama Tiziano Russo, in arte Lo Spinoso. Ciao Tiziano, benvenuto. Ciao, grazie. Cosa vuoi regalarci oggi? Piovono bugie. Va bene, poi mi racconti un po' di cosette. Questo è tutto quel che ho. In tutti i tuoi difetti io riconoscevo i miei. Come guardarsi nello specchio vedendo solo quel che vuoi. Tutto il tempo che è passato è come se fosse ancora qua. Mi sussurra come non so ancora quando verrà. Ma non ti accorgi che dalla bocca piovono bugie, che si sono fatte grandi le teste ma piccole le idee. Così le abbiamo chiuse in bottiglia e lasciate in mare per chi verrà. Ed ora riposano ancora là. Un libro pieno di domande che una fine ancora non ha, che ottusamente ogni volta rileggo per sapere come finirà. Così ne scrivo un'altra pagina e non mi sorprende scoprire che è l'ennesima domanda che rivolgo solo a me. Grandi le teste ma piccolissime le idee. Così le abbiamo chiuse in bottiglia e lasciate in mare per chi verrà. Ma in peso le affondate ed ora riposano ancora là. Ma in peso le affondate ed ora riposano ancora là. Yeah. Con tutti gli applausi, Lo Spinoso, questo è Balconi TV Roma. Allora, parliamo di questo brano, la terza traccia del tuo disco d'esordio, La mia nuova vita leggera, un disco nuovissimo, è uscito a marzo di quest'anno, tutto autoprodotto, una tiratura limitata, vedevo qua, anche ne hai fatto 500 copie, scritto anche a mano. Sì. Parlami di questo brano, Piovono bugie, anche del disco. Questo è un brano che... in realtà è registrato così anche nel disco, è stato registrato in presa diretta, quindi chitarra e voce in un'unica take, perché era un po' un brano per me rappresentativo del disco e del per quale motivo si chiama La mia nuova vita leggera,
proprio per restituire quel tipo di atmosfera originaria, ho deciso di registrarlo in questo modo, perché era il modo più emotivo possibile. Quindi al di là delle piccole imperfezioni, piuttosto difetti di suono e cose del genere, restituiva lo spirito del pezzo. Avrei voluto registrare anche altre cose sul disco in presa diretta, però siccome ho fatto tutto io era un po' complicato. Certo, no, ma hai fatto un bellissimo lavoro, anche l'artwork è molto bello e ci piace. L'artwork dovrei ringraziare il mio amico Stefano Passaretti per quello, ha fatto un ottimo lavoro, sì. Lo ringrazio. Lo ringraziamo anche noi. Raccontami invece, cioè, da quando è uscito il disco, a marzo, e sei stato in tour, hai fatto un po' di concerti, ho saputo che sei stato un po' in giro, dove sei stato? Sì, in realtà ho fatto parecchi concerti, ho fatto circa una ventina di concerti in neanche 2 mesi, quindi per un disco autoprodotto, un artista che esce con un disco senza video, senza alcun tipo di promozione, soltanto con la voglia di suonarlo in giro, per me è un grandissimo risultato. E sì, no, sono contento, speriamo di farne tanti altri. Dai, grande, io te lo auguro davvero. No. Dimmi un po' dove possiamo trovare il disco, dato che è appunto autoprodotto, come si fa a trovarlo? Beh, il disco si trova innanzitutto ai concerti, sempre e comunque, e anche se non lo dico ce l'ho. E poi no, è disponibile su Bandcamp, alla pagina Lo Spinoso, e è disponibile sia in versione digitale che in versione cartacea, che è una, diciamo, una tiratura limitata, sono soltanto 500 copie e sono tutte quante firmate una ad una, quindi è un qualcosa di unico nel suo genere, volendo, no? E sì, da lì, Bandcamp. Perfetto, lasciami allora un contatto diretto, così chi vuole seguire i tuoi concerti, tutti i tuoi passi, lo può fare? Su Facebook, Lo Spinoso, basta cercare Lo Spinoso su Facebook, lo si trova, insomma. Dai, perfetto. Lì è tutto aggiornato. Grande, io ti ringrazio davvero tanto. Grazie, Tiziano. Lo Spinoso, questo è Balconi TV, Roma, ci sentiamo alla prossima puntata, io sono Mika, ciao, grazie. Ciao. Balconi TV.